Riprendiamo con i nostri pan bauletto. Ho della farina macinata fresca di grano, e quindi iniziamo mettendo l'acqua. Mettiamo 300 g di acqua, anzi prima, scusate, vado a spennellare il cestello con un po' di olio. Un pennellino in silicone, diamo una spennellata anche sui bordi laterali. Ok, e iniziamo inserendo l'acqua, quindi abbiamo detto 300 grammi di acqua. Grammi di sale. Adesso mettiamo la farina, 500 g di farina di grano. Vado sempre a fare un leggero fossetto per inserire gli altri ingredienti, senza arrivare all'acqua, ovviamente. Quindi adesso andiamo a mettere un cucchiaino di miele. Mettiamo il nostro cucchiaino di miele, facciamo scendere e aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero, un misurino del nostro cucchiaino qua in dotazione. Abbiamo messo anche lo zucchero. Adesso aggiungiamo l'olio, 60 g di olio, sto mettendo l'olio di semi di girasole. Di solito uso quello di olio d'oliva. Oggi mettiamo questo. E andiamo a sbriciolare i 7 grammi di lievito di birra fresco. Imposterò sul programma normale, che nella mia macchina è uno. E ovviamente poi andrò a inserire, quando ci sarà il segnale acustico, i nostri semini. Ho messo un po' di semini misti, sono circa 50 grammi. Ci sono i semi di lino, semi di zucca e semi di girasole. Questi li metteremo dopo. Quindi abbiamo impostato il programma 1, normale. La durata su 1 chilo di peso me lo dà 3 ore. Ho messo doratura scura e adesso faccio partire la macchina. Inizialmente farà tipo un preriscaldamento che è di 15 minuti e poi si avvierà il primo impasto. E gli ingredienti verranno inseriti appunto a segnale acustico che sulla macchina me lo darà quando ci sarà tempo rimanente 2 ore. Ci siamo quasi. A breve ci sarà il beep per inserire gli altri ingredienti, che nel nostro caso metteremo i nostri semini. Ecco qua, sul display lampeggia la lettera ADD. Manca 2 ore al termine e noi inseriamo i nostri semini. C'è stato il segnale acustico, possiamo togliere i ganci d'impasto.
Come si può vedere dal display all'interno, la freccetta è posizionata sull'ultima lievitazione. Dopo questa ci sarà la cottura di un'ora. Gli do una spennellatina con un pochettino di acqua. E così vado a mettere altri semini sopra. Ecco, 55 minuti e la freccetta è passata a cottura. Giusto, mi devo correggere perché con l'impostazione su 1 chilo la cottura te la dà di 55 minuti. Eccoci qua, la nostra macchina ha terminato il programma. Adesso manterrà il calore per 60 minuti. Fa un profumo. Io penso di tirarlo fuori, mi sembra abbastanza cotto, va bene così. Non lo lascerò questi 60 minuti. Ok, tiriamolo fuori. Basta aiutarsi con una paletta in silicone di questa morbida, passarla nei bordi e poi girare sotto sopra il cestello. Lo lasciamo raffreddare e poi tagliamo, così vediamo anche l'interno. Fuori croccante e morbido dentro.